Buongiorno a tutti, oggi 9 gennaio 2019, video dal titolo Il governo salverà Carige, chi salverà il governo? Comincerò leggendo un breve paragrafo da un documento della Banca Centrale di Finlandia del 2018 che si titola The Great Illusion of Cryptocurrencies. Cioè la grande illusione delle criptovalute, a pagina 6. Si potrebbe quindi sostenere che il denaro è sempre scritturale e che il denaro è intrinsecamente una unità di conto. La valuta, sotto forma di monete, banconote o altri oggetti fisici, può essere vista come manifestazione fisica dell'unità di conto. La valuta fisica sarebbe quindi solo un altro modo per mantenere i conti. Una forma più tangibile di contabilità. Il denaro scritturale. Tutto il denaro quindi è scritturale. È un denaro simbolico. Detto questo, andiamo avanti leggendo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri numero 36 di ieri sera, 7 gennaio 2019. Dal sito del governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 7 gennaio 2019, alle ore 21:33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, segretario, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti. Misure urgenti su Banca Carige S.p.A. Cassa di risparmio di Genova e Imperia, decreto legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti su Banca Carige S.p.A. e a tutela della clientela e dei risparmiatori. Le misure previste nel decreto si pongono in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla Banca Centrale Europea. L'obiettivo è di consentire ai commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società, completare il rafforzamento patrimoniale dell'istituto già avviato con l'intervento del Fondo Interbancario dei Depositi, proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un'operazione di aggregazione. In tale ottica, le misure previste dal decreto forniscono ai commissari un quadro operativo che consente di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria. In particolare, viene prevista la possibilità per la banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità, che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia, in stretto accordo con le istituzioni comunitarie. Le garanzie previste saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, viene inoltre prevista la possibilità per l'istituto di accedere, attraverso una richiesta specifica, a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione, anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili, cosiddetti scenari avversi dello stress test. Qua finisce il comunicato del governo. Allora, alcune riflessioni sulla questione appunto della moneta scritturale, perché di questo si sta parlando. Si sta parlando del fatto che che questo tipo di intervento, per esempio di ricapitalizzazione a scopo precauzionale, come abbiamo già precisato nei video precedenti, non ha senso ricapitalizzare una banca che crea denaro scritturale dal nulla. Perché questa banca, che sia la Carige
o che sia la Banca d'Italia, sempre denaro scritturale, crea dal nulla. Il problema qual è? Il problema di questo denaro scritturale, che attualmente il sistema di creazione di questo denaro non viene contabilizzato correttamente né dalla banca centrale né dalle banche commerciali. Questo è un grosso problema, appunto, perché? Perché se per esempio la banca emette un bond, un titolo che viene acquistato da altre banche creando denaro scritturale che queste altre banche, come al solito, non contabilizzano correttamente come entrata, come afflusso di cassa prima di impiegare, ma continuano nella pratica di crearlo sostanzialmente in nero, il problema si sposta da Banca Carige alle altre banche che sono intervenute. Quindi, che sia naturalmente nel caso della Banca d'Italia, il discorso è un po' più delicato perché, essendo che le banche centrali sono quelle responsabili, diciamo, della vigilanza, chi vigila, il problema è chi vigila i vigilatori, cioè, ovvero, chi è che va a dire alla Banca d'Italia, o meglio, alla stessa Banca Centrale Europea, che per esempio il fatto che non pubblicano a fine anno il rendiconto finanziario è una palese dimostrazione che non vogliono far capire al pubblico che esiste questo problema contabile? Questa è una cosa molto grave. La prima cosa che io farei se fossi Trump, chiederei alla Federal Reserve di pubblicare il rendiconto finanziario e poi andrei a vedere come mai non ci sono le cifre che poi risultano negli impieghi della stessa Federal Reserve, cioè andrei a scoprire quello che noi abbiamo già rivelato e che in qualche modo comunque è stato accennato dal paper di Bossone e Costa sul sito della Banca Mondiale a maggio dell'anno scorso, ovvero sia che le banche per lavoro sostanzialmente nascondono i profitti da creazione di denaro. Questo è il problema. Quindi il fatto di salvare i risparmiatori e la tutela dei risparmiatori della clientela, le misure che il governo avrebbe dovuto adottare sono semplicemente due: la segregazione dei conti dei clienti rispetto alla contabilità bancaria, che come abbiamo visto non è tenuta molto bene, e l'imposizione alle banche, quando creano denaro, di registrarne contabilmente questa creazione. Perché non basta dire che le banche creano denaro e quindi vanno cambiati i modelli macroeconomici previsionali dei ministeri, dei governi, degli stati e dell'accademia. Questo sì, ci fa piacere che cambino i loro modelli di previsione, i macromodelli, ma la prima cosa da cambiare quando ti accorgi qual è la vera attività di una società che è diversa da quella che risulta contabilmente, è quella di adeguare proprio la contabilità alla vera attività della società. Questo è il punto. Se si continua a permanere in questa visione assurda in cui quello di cui ha bisogno la Carige sarebbe nuova liquidità ottenuta sempre sotto forma di euro scritturali, che la banca in primo luogo può crearsi da sola, non ha nessun senso. Quello che è importante invece per rafforzare la società è cambiare la governance. È questo il punto. Cioè, il problema delle banche commerciali è che la governance non viene scelta dagli azionisti, tra le virgolette. Non viene scelta da loro, viene scelta in sostanza dalla stessa banca centrale, perché quando gli azionisti di una banca vogliono cambiare il consiglio di amministrazione, chi deve dare il gradimento è la Banca d'Italia. Questo è il punto. In Italia è sempre stato così. Quindi gli omini che comandano, cioè il management, cioè la governance delle banche italiane, non è controllata dagli azionisti, è controllata da degli uomini di paglia della banca centrale che vengono messi lì a controllare che non venga fuori la verità. E la verità è semplicemente che tutto il denaro circolante, tutto il denaro che è scritturale, che è sui depositi, non ha una provenienza certa e sicura. Si tratta in sostanza della più grande operazione di riciclaggio sotto gli occhi di tutti, di cui nessuno si accorge. Ma sarebbe molto facile. Provate a chiedere
alla vostra banca chi ha creato gli euro che sono sul vostro conto corrente, cioè se sono euro creati dalla stessa banca o se sono stati creati da altre banche e in che misura. Nessuno sarà capace di rispondervi perché questa creazione non è stata contabilizzata. Quindi il dire che se una banca è in difficoltà può per esempio prendere soldi dal fondo interbancario dei depositi vuole semplicemente dire che questa, per esempio, è stata una forma di rapina, cioè c'erano dei soldi in questo fondo interbancario, andiamo a prenderli con la scusa che ci mancano i soldi che sono quello che noi creiamo dal nulla ogni giorno. E i soldi del fondo interbancario dei depositi sono sempre euro scritturali, che hanno sempre lo stesso problema alle spalle, cioè la mancata contabilizzazione all'atto della creazione. Quindi è come se io dessi da bere a un ubriaco, in sostanza, sperando che ridiventi sobrio. È impossibile. Questo è l'effetto di usare questa moneta drogata dalla simmetria contabile. È creare problemi sempre più grandi, perché tutte le forme di intervento alla fine prevedono la creazione di nuova moneta scritturale, che ovviamente ripropone lo stesso problema di carige per le altre banche che alla fine intervengono. Benissimo, questo è il problema, è che qui si sta raccontando una favola assurda, siamo in un racconto a metà fra Kafka e Fantozzi, in cui chi dovrebbe veramente intervenire sono i tribunali per procedere all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza o di difficoltà dell'istituto, andando a fare finalmente una revisione contabile terza rispetto a quella dei revisori contabili che oggi vengono pagati dalla banca per dire che il bilancio va bene così, e sono gli stessi revisori che poi certificano i bilanci di banche centrali che per esempio non pubblicano il rendiconto finanziario, che è uno dei tre libri obbligatori per la presentazione del bilancio di fine anno. Come fanno questi revisori a dire che i bilanci delle banche centrali vanno bene così, quando violano apertamente le disposizioni delle pratiche contabili, le norme contabili internazionali? E nessuno dice niente, non c'è nessun commentatore, giornalista, questi giornalisti sedicenti, esperti economici, finanziari, esperti di banche, non c'è nessuno che venga a dire che è mostruoso il fatto che le banche centrali che dovrebbero vigilare sulle banche non pubblicano loro stesse il rendiconto finanziario, mentre quello pubblicato da tutte le banche è falso perché non contiene la creazione di moneta fatta durante l'esercizio, la creazione di moneta scritturale. Stiamo sempre parlando di moneta scritturale. La Banca di Finlandia l'ha detto: è tutta moneta scritturale, sia le monete metalliche che le banconote che il denaro scritturale bancario. Anzi, in Italia la moneta bancaria ha un corso legale superiore a quello del denaro materiale, perché. Cioè del denaro fisico, perché? Perché i pagamenti oltre 3.000 euro li devi fare col denaro scritturale delle banche. Quindi tutta questa misura di intervento, allora prima di tutto il commissariamento della banca ci fa capire una cosa, quello che ho detto all'inizio, cioè sono le banche centrali che scelgono il management delle banche che hanno dei grossi problemi di governance, e in questo caso è venuto fuori proprio la longa manus della banca centrale, perché è arrivata all'assurdo di nominare commissari Fabio Innocenzi, che era già l'amministratore delegato, e Pietro Modiano, che era già il presidente prima. Cioè, cosa vuol dire commissariare un'azienda rimettendo a capo come commissari gli stessi che avevano generato il problema? È una presa di giro gigantesca. Qui siamo veramente alla goliardia istituzionale. E il governo che cosa fa? Invece di essere parte terza rispetto alle banche, addirittura ne asseconda i loro disegni, che poi si è capito che qui parla di proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un'operazione di aggregazione. Proseguire la riduzione dei crediti deteriorati, vabbè, ma perseguire un'operazione di aggregazione vuol dire semplicemente che si sta traghettando la carige per farla fagocitare da un'altra banca che non si sa qual è, ma che comunque questa fagocitazione di entità
che hanno problemi di gestione, di governance dal punto di vista contabile, non fa altro che ingrandire il problema sempre di più. Ci saranno delle banche sempre più grandi, con problemi sempre più grandi. E naturalmente poi quando queste banche raggiungono la dimensione di essere troppo grandi per fallire, che succede? Che le banche centrali le salverebbero di nuovo creando altra moneta scritturale che le stesse banche già creano clandestinamente ogni giorno. Quindi non si vuole affrontare questo problema di chiarezza dell'attività bancaria, ma si vuole assecondare una narrativa che sta diventando sempre più assurda, inconcepibile. Tutti questi economisti che oggi non dicono niente, che io chiamerei banchisti, ecco, inventiamoci questa parola, il banchista, il banchismo, i banchisti, come dopo la fine del fascismo i gerarchi fascisti vennero giudicati da dei tribunali popolari, domani saranno i banchisti a essere giudicati, perché queste operazioni goliardiche in realtà non sono prive di conseguenze, ma vanno a pesare sulla cassa, sulle casse poi dello Stato, sulle finanze dei cittadini. Non si può continuare a prendere in giro il pubblico con questi giochetti di ricapitalizzazione, ripatrimonializzazione che non hanno nessun senso, quando il vero problema è andare a guardare nella contabilità e imporre una revisione di questa contabilità che, così come oggi avviene, non ha nessun senso. Questo è il punto vero, bisogna guardare i conti. Le banche, tutto qui si parla sempre di denaro bancario, anche per le ripatrimonializzazioni, qui si parla di sostegno pubblico della liquidità, forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione della garanzia di Stato su passività di nuova emissione. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma cosa c'è da garantire? La garanzia della moneta scritturale, in un regime fiat, non è data dallo Stato, è data dal fatto che i cittadini credono ancora che il sistema bancario che crea questa moneta scritturale sia degno di fiducia. E questo sistema non è degno di fiducia, è un sistema indegno di fiducia, perché se si va a vedere come viene gestita questa creazione, si scopre che è solo un trucco per far sembrare le banche sempre più povere rispetto a quello che sono. Quindi ci troviamo in un pianeta dove ci sono bilanci passivi di società, stati, privati e dall'altra parte ci sono falsi bilanci passivi delle banche, per cui la famosa domanda: ma chi è il creditore? Il creditore in realtà sono delle banche che falsificano i bilanci, quindi questi utili non si vedono. Presso il Tribunale di Genova è pendente una causa volta a far emergere dal bilancio di Carige 25 miliardi, più di 25 miliardi che non sono stati contabilizzati. Se questi 25 miliardi, se il Tribunale accettasse di andare a guardare nella contabilità di Carige, questi 25 miliardi salterebbero fuori. E nel momento in cui saltassero fuori si scoprirebbe che non ha nessun senso parlare di ripatrimonializzazione o ricapitalizzazione, ma anzi, invece di essere lo Stato a dover intervenire, si scoprirebbe che 25 miliardi pagate le tasse sarebbero circa 8 miliardi, ne rimarrebbero più di 16, una liquidità più che sufficiente per la banca per continuare ad operare. E gli 8 miliardi che lo Stato incamererebbe di tassazione potrebbero servire per realizzare gli obiettivi di questo governo del cambiamento, che a quanto pare non si capisce se per incompetenza o disonestà non vuole affrontare questo problema che ormai, ripeto, è sotto gli occhi del pubblico. Quindi, siccome la garanzia del denaro scritturale in realtà è il buon governo, la governance del sistema bancario, più la gente prende consapevolezza di come sta funzionando questo ambaradan, questi giochetti, e meno fiducia avrà in questo denaro scritturale. Quindi la garanzia dello Stato deve essere quella di controllare come viene contabilizzata la creazione di denaro.
di controllare che i profitti non spariscono, di istituire un catasto monetario dove ogni volta che la banca crea i 100.000, 200.000 euro per fare un mutuo, per fare un prestito a un'azienda, questa creazione sia individuata e registrata in questo catasto, in modo da sapere sempre quanti euro scritturali ci sono in circolazione, chi li ha emessi e soprattutto segregare i depositi della clientela, cioè. Se volete garantire ai consumatori i depositi, i conti correnti dei clienti devono essere separati da quelli della banca, perché questo avviene già per esempio per le azioni, per le obbligazioni, per i conti titoli, per le cassette di sicurezza, sono tutti beni segregati. Non è che la banca nella sua contabilità aggiunge il contenuto delle cassette di sicurezza che ha dato in uso alla clientela, ovviamente. Assolutamente, il contenuto delle cassette è segregato e così equivale il conto titoli. Non è che la banca nei suoi bilanci mette i titoli che ha in conto della clientela, perché il conto titoli è separato dalla contabilità della banca. In sostanza, se la banca dovesse andare in liquidazione, il contenuto del conto titoli, il contenuto delle cassette di sicurezza non può essere appropriato per salvare la banca. Mentre questo avviene per i conti correnti. Perché? Perché le banche devono far finta di essere intermediarie quando si sa benissimo che creano denaro scritturale e che tutto è denaro scritturale. Quindi tutto questo racconto e la narrativa che il governo sta facendo, invece di andare verso la chiarezza e l'onestà, va verso il mischiare ancora di più le carte, creare confusione e non affrontare il problema nella sua reale entità. Quindi, visto che tutto questo sembra un triste giochetto goliardico, voglio chiudere con un breve motto goliardico che si usava nell'università di giurisprudenza tanti anni fa, un versetto in greco che dice: Edramon kai edramon ephanesan pompaioi oitetares phylakes ton metropoliton, che tradotto in italiano vuol dire correvano, correvano, sembravano pompieri, quei quattro bucanieri delle guardie di città. Arrivederci, grazie per la vostra attenzione.